Tutto era, nasce da un cronoprogramma del Ministero delle Infrastrutture che parlava di validazione, valutazione del progetto DECDEME, che nasce dalla vecchia progettazione GOIO, entro il 31 dicembre del 2021. In realtà la validazione è pronta, dovrebbe arrivare in queste ore al Ministero dell'Ambiente, ma abbiamo 8 mesi di ritardo, il che significa che da oggi partiranno le conferenze di servizio, il progetto definitivo si dovrà trasformare in progetto esecutivo, poi ancora una volta il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto a una nuova valutazione da parte di un organismo accreditato come quello che ha lavorato sul progetto definitivo, il che significa che probabilmente per fine 2023 vedremo l'inizio della bonifica sulle 2A e 2B. Noi oggi come Partito Democratico abbiamo voluto riaccendere un focus su questa cosa, perché il ritardo di un anno non è un ritardo neutro. C'è l'inquinamento che continua sul fiume, ce lo dice anche la Polizia Provinciale, ce l'ha detto la Procura, ce l'ha detto anche l'ARTA. Ma oggi vogliamo anche sottolineare ancora una volta l'appello che il Partito Democratico fa al Governatore Marsiglio affinché si sieda con il nuovo Ministro dell'Ambiente appena verrà nominato e valuti tutte le criticità che potrebbero esserci sull'iter della bonifica, che sono le criticità che noi abbiamo messo in evidenza il 15 novembre del 2021 e che mettiamo in evidenza ancora oggi. Tra l'altro, tra queste, una in particolare. C'è un accordo di programma firmato nel 2017 tra il Ministero e la Regione Abruzzo, quello con cui si stanziano i famosi fondi della legge 10 del 2011, la legge sul terremoto, per la bonifica di queste aree. Erano 45 milioni di euro derivanti da un emendamento Legnini. Sono rimasti 39 milioni di euro. Il progetto DECDEME è un progetto per il 90% a misura. Significa che in base a quello che si trova si rimuove e si porta in discarica. Quindi potrebbe costare molto di più. Quell'accordo di programma, all'articolo 4, diceva chiaramente che tutto quello che ci serviva in più rispetto ai fondi stanziati dal Ministero erano a carico della Regione Abruzzo. Noi riteniamo che ci voglia molto di più, ma questo lo sapremo all'esito della progettazione esecutiva. Chiediamo quindi al Presidente della Regione di sedersi col Ministero e di valutare questi aspetti, perché non vorremmo che arrivati alla progettazione esecutiva poi non si possa andare avanti per la mancanza di fondi. Nel frattempo, voi come sapete benissimo, c'è la Cassazione che ha individuato in Edison il soggetto inquinatore anche delle aree X2A e X2B. Edison sta operando su Tremonti, Edison sta preparando la progettazione delle aree ex Iprite e Fosgene, sono quelli dei capannoni che sono proprio limitrofi alle 2A e alle 2B. Perché per esempio Edison invece non agisce anche sulle 2A e le 2B e si deve fare invece con soldi pubblici?